Ogni giorno nel mondo nascono migliaia di bambini ed è improbabile che i loro arrivi facciano così scalpore da finire sulle prime pagine dei giornali internazionali. Tuttavia, quando le foto dei figli di questa donna indiana sono diventate virali, il mondo intero è rimasto scioccato. Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprire come mai. Quasi tutte le donne che si scoprono incinte sono emozionate all'idea di diventare madri e non vedono l'ora di monitorare la crescita del proprio pancione che nasconde una nuova vita. Nelle gravidanze multiple, ovviamente, la pancia della mamma cresce ancora più velocemente per fare spazio ai bambini al suo interno. Questa storia parla proprio di una di queste madri. La protagonista è una donna indiana di cui non conosciamo il nome e che è rimasta incinta senza pianificare la gravidanza. All'inizio non sapeva nemmeno se fosse pronta a diventare madre, dato che le sue circostanze personali non erano particolarmente ideali per un bimbo. Il padre non ha mai mostrato alcun interesse nei confronti della vita che cresceva nel suo grembo e per mesi si è chiesto come avrebbe fatto a prendersi cura del figlio in arrivo. La sua gravidanza è stata una montagna russa di emozioni, ma i mesi precedenti al travaglio avrebbero perso presto ogni briciolo di importanza di fronte alla sorpresa finale. Come tutte le future mamme, la donna si chiedeva se avrebbe avuto un maschietto o una femminuccia. Il suo corpo stava cambiando rapidamente, ma poiché viveva in un villaggio rurale privo di dottori, non ha avuto modo di farsi visitare per la maggior parte della gravidanza. Quando il suo pancione è iniziato a crescere molto più del previsto, una donna anziana del suo villaggio, che faceva da ostetrica, le ha dato una notizia sorprendente. Data la sua esperienza, era certa che la mamma avrebbe avuto dei gemelli, probabilmente 3 o 4. Se la futura mamma avesse saputo in anticipo cosa l'aspettava al traguardo, forse avrebbe cambiato idea sulla gravidanza stessa. Col passare del tempo, i sintomi della gravidanza hanno iniziato a farsi sentire. La donna era sempre stanca, come se i bambini nel suo grembo le stessero rubando tutte le forze. Stava andando ancora al lavoro, ma ogni giorno era sempre più difficile alzarsi dal letto. Quella gravidanza stava esigendo un prezzo altissimo dal suo corpo. Dopo 7 mesi, il suo villaggio è stato visitato da una squadra di dottori che facevano parte di un sistema di sostegno per pazienti indigenti. Alcuni vicini hanno indicato loro la casa della donna e appena i medici l'hanno vista con quel pancione enorme, hanno espresso la loro preoccupazione. Insieme hanno caricato la futura mamma sul loro furgone e l'hanno portata in un ospedale cittadino per monitorare lo stato della sua gravidanza. Uno dei dottori ha posato il suo stetoscopio sul pancione e ha sentito subito diversi battiti. Secondo lui, la donna non avrebbe avuto 3 gemelli, ma almeno 5. La poveretta non aveva mai lasciato il suo villaggio prima di quel momento e aveva paura di tutti quegli uomini con camice e mascherina che le toccavano la pancia. Allo stesso tempo, però, sapeva che quell'ospedale era l'unica garanzia che poteva dare ai figli che portava in grembo. Nei paesi più poveri le donne incinte non si sottopongono a continue ecografie come si fa nelle aree più sviluppate. Di solito non ci sono abbastanza strumenti per visitare tutte le donne che ne hanno bisogno e pochissimi pazienti hanno l'opportunità di prendere appuntamento in un ospedale vero. Tuttavia, date le condizioni precarie della donna, i dottori hanno deciso in comune accordo di sottoporla ad alcuni test prenatali, senza esigere un pagamento in cambio. Erano semplicemente preoccupati per la sua salute e quella dei suoi bambini, e non avevano tutti i torti. Nelle gravidanze multiple così numerose, infatti, la probabilità che uno o più feti non sopravviva ai 9 mesi di sviluppo è particolarmente alta. La loro morte prematura comporta un pericolo grave non solo per gli altri bambini nel grembo, ma anche per la madre. Monitorare continuamente una gravidanza, però, permette ai medici di correggere il tiro nel caso in cui si presentino dei problemi. All'arrivo in ospedale, la donna è stata visitata da un medico che ha eseguito un'ecografia. Le immagini comparse sullo schermo hanno lasciato tutti senza parole. Nella sua pancia c'erano almeno 5 gemelli, ma probabilmente anche di più. Al momento, tuttavia, era impossibile determinare il numero esatto. L'ecografia non ha permesso ai medici di scoprire se fossero tutti sani e soprattutto di escludere la possibilità che alcuni fossero siamesi. Tutte le gravidanze sono rischiose, ma questa in particolare ha messo la povera donna indiana in una posizione molto pericolosa. Il suo corpo era esausto e denutrito. Se l'avessero rimandata a casa, alla sua vecchia vita nel villaggio, probabilmente la gravidanza avrebbe preso una brutta piega. I medici hanno deciso quindi di tenerla sotto stretta osservazione in ospedale. In città le notizie circolano velocemente e presto la stampa ha ricevuto la soffiata di una possibile storia sensazionale. Centinaia di persone si chiedevano quanti bambini avrebbe messo al mondo quella donna senza nome
e tante hanno iniziato a scommettere sul numero. Nemmeno le ecografie successive avrebbero chiarito la situazione prima del termine. Quindi non restava che aspettare il giorno del parto con pazienza ed entusiasmo. Nei giorni seguenti ci sono state due occasioni in cui sembrava che il corpo della mamma stesse per terminare la gravidanza autonomamente. Lo stress a cui era sottoposto il suo organismo si è rivelato quasi insostenibile, ma grazie all'aiuto dei medici, la donna ha potuto portare avanti la gravidanza in modo sicuro il più a lungo possibile. I dottori, infatti, volevano che i bambini passassero altro tempo nel grembo materno, dove potevano crescere al riparo dai pericoli del mondo esterno. I bambini prematuri, specialmente se frutto di gravidanze multiple, sono infatti esposti ad un rischio maggiore di perdere la vita al di fuori del grembo materno subito dopo il parto. Per fortuna il giorno del parto si stava avvicinando. La mamma non aveva molte risorse e non aveva ancora provveduto a comprare nulla per i suoi bambini. Ma per fortuna i membri dello staff ospedaliero le hanno regalato tutine, pannolini e giocattoli per i nascituri. La donna era molto triste per le circostanze in cui sarebbero nati i suoi figli, ma ha cercato di concentrarsi solo sui lati positivi della sua situazione. Una mattina i dottori hanno deciso che era arrivato il momento di mettere al mondo i gemelli. Decine di giornalisti si sono radunati fuori dall'ospedale per assistere al momento fatidico e rivelare al mondo intero il numero esatto dei neonati. La futura mamma era impaurita, ma i medici le hanno assicurato che avrebbero fatto il possibile per salvare tutti i suoi figli. Non volevano solo che sopravvivessero al parto, ma che nascessero sani e forti. I gemelli vengono quasi sempre messi al mondo via cesareo, e così la mamma è stata portata in sala operatoria per procedere al parto. Il cesareo è un modo sicuro per minimizzare il rischio di possibili complicazioni e di mortalità infantile, perché riduce lo stress che ha il travaglio sui nascituri. Ciò nonostante, nelle condizioni della donna, c'erano ancora molte variabili che rendevano il suo parto un'operazione pericolosa per tutte le parti coinvolte. Dopo pochi minuti dal taglio, il primo neonato è stato estratto dal grembo materno, seguito subito dopo dal secondo e così via. Uno dopo l'altro, i bambini venivano passati dal dottore alle infermiere, che li lavavano, vestivano e avvolgevano in coperte calde. Nel giro di 10 minuti sono nati i primi 5 gemelli. Ma il primario non aveva neanche lontanamente concluso il suo lavoro. Dopo aver messo al mondo il suo 6° neonato, il dottore si è accorto infatti che ce n'era anche un 7° e ha chiesto ad un collega di dargli il cambio. Il medico però ha lanciato un grido di stupore e ha comunicato all'intera sala parto che nel grembo della donna c'erano altri bambini in attesa di uscire. Erano tutti minuscoli, fragili e spaventati. Ma uno dopo l'altro hanno tirato fuori il loro primo respiro e sono scoppiati nel loro primo pianto liberatorio. Una volta sicuri di averli estratti tutti dal grembo materno, i dottori hanno allineato i neonati su un tavolo per contarli. Sebbene fossero molto piccoli, erano tutti vivi e questo in sé era un miracolo per l'intero staff medico. Inoltre erano stati concepiti in modo naturale, senza l'ausilio di integratori o trattamenti specifici per la fertilità, il che rendeva la loro nascita una vera sorpresa per l'intera comunità scientifica. Quando i giornalisti si sono affacciati in sala d'aspetto per ricevere notizie sul parto, sono rimasti a bocca aperta di fronte alle parole degli infermieri. Nessuno aveva indovinato il numero esatto, perché la donna che avrebbe dovuto dare alla luce 5 o 6 gemelli aveva partorito 11 bambini. Le prime foto dei gemelli sono diventate virali in tutto il mondo in meno di 24 ore. Migliaia di persone si sono meravigliate per questo miracolo medico, che ha stabilito un record di nascite gemellari, concepite in modo naturale, e in tanti hanno offerto le proprie congratulazioni alla neomamma. Alcuni, invece, hanno ipotizzato che la storia della donna indiana senza nome fosse stata inventata solo per fare della pubblicità e che i bambini ritratti nella foto non fossero tutti figli suoi. Reale o meno, l'immagine degli 11 neonati sdraiati fianco a fianco, pronti ad affrontare il mondo esterno, è un simbolo di forza e resilienza davanti al quale nessuno può evitare di sorridere. E voi cosa pensate di questa storia? Credete che sia vera o falsa? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.